Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Sofico De Goni ed Alessandro Basciano sono stati censurati da Instagram, come segnalato dall'ex tronista di Uomini e Donne, che si è sfogata con il suo seguito mettendolo al corrente di quanto accaduto. La coppia, che si è formata all'interno della casa di Cinecittà, si è recentemente concessa una vacanza ad Istanbul, e proprio mentre si trovata in Turchia l'ex Geffina ha scoperto che un suo contenuto social era stato bannato per la violazione delle linee guida in materia di adescamento di adulti, un avviso che ha spiazzato la Codegoni. Spiegando l'increscioso episodio, l'ex tronista e Geffina ha svelato ai suoi fan di aver caricato delle foto di un suo shooting insieme ad Alessandro Basciano, per chiedere la loro preferenza, per poi scoprire che Instagram aveva rimosso il suo contenuto. Commentando quanto accaduto, Sofico De Goni si è detta scioccata. Sofico De Goni ed Alessandro Basciano censurati da Instagram. Dopo il resoconto della giovane, si è registrato l'intervento di sua madre, che ha condannato la censura applicata sui social nei riguardi delle tre foto pubblicate dalla figlia, la signora Valeria, dopo aver condiviso lo scatto imputato di violare le regole del popolare social network. Ha poi manifestato il suo parere, che per caso la volete in bianco e nero? Ti è invidiosi? Ve la metto pure così. Sofia e Basciano foto.immagine Instagram. Anche i fan dell'ex Geffina sono insorti contro la censura applicata da Instagram, facendo diventare in poco tempo virale l'hashtag cancelletto Io sto con Sofia su Twitter, che in poco tempo è sfrecciato in vetta diventando uno trend topic. Secondo il parere di molti internati, le foto incriminate del servizio fotografico di Sofico De Goni ed Alessandro Basciano sarebbe entrate nel radar del noto social network per la maldicenza di qualche odiatore del web, che si sarebbe impegnato a farle bannare come ritorsione contro i due ex concorrenti della sesta edizione del GF VIP. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.